Biscotti, cioccolato fondente, cocco and action! Ciao amici del mio canale, bentornati e soprattutto buona Pasqua a tutti, anche se è passata spero l'abbiate trascorsa molto molto bene. Per festeggiare le mie 200 visualizzazioni delle barrette proteiche, oggi faremo una ricetta tra virgolette da mettere a parte, che non c'entrerà col fitness né col bodybuilding. Dei buonissimi biscotti con due ingredienti fantastici, a me squisiti, cioccolato bianco e cocco. Allora, come fare le dosi? Prima di tutto andate al supermercato e comprate la classica stecca da 100 grammi. Questa stecca avrà ovviamente i quadratini, io li ho divisi, ogni stecca ci avrà i suoi quadratini, certo. Questo qua ne è 30, cioè farò 30 piccoli biscottini. In caso la stecca è da 15, perché userete un diametro più grosso. Comunque, per fare i biscotti cosa occorre? 200 grammi di farina 00, 5 grammi di lievito per dolci, un uovo, 100 grammi di zucchero, 80 grammi di burro temperatura ambiente, cioè comunque che non duro, però morbido. Dopo, per ornare ci servirà dello zucchero a velo. Ah, dimenticavo, e anche la farina di cocco, 50 grammi, importantissimo ovviamente. Per ornare, stavo dicendo, zucchero vero e ulteriore cocco metteremo. Ci serviranno una terrina, comunque un recipiente e il mattarello. Tutto qua. Per prima cosa uniamo le farine. Il mio consiglio è sempre quello di cercare di filtrarle così che non lasciano grumi. Cioè metteremo la classica farina. 200 grammi di farina classica, poi ci mettiamo sopra il lievito e anche, aspettate, la farina di cocco, così non sbagliamo, mettiamo poi tutto insieme. E voilà, che buon odore che ha il cocco, io lo amo. Ovviamente lo preferisco in farina perché mangiarlo normalmente è molto sostanzioso, dopo due fette sono già pieno. Una volta setacciata la farina, aspetta che metta tutto bene, aggiungiamo tutti gli ingredienti restanti, ovvero un uovo, lo zucchero e il burro, ovviamente morbido il burro, lo aggiungiamo. E ora impastiamo tutto, io lo farò con le mani. Impastiamo il tutto cercando di farlo rendere un composto, una classica pallina che deve uscire. Io, il mio consiglio è, allora, siccome la pasta tenderà molto a lasciarsi sbriciolare, perché è una cosa normale, tutte queste farine, o aggiungete un uovo, o comunque io ho lavorato come vedete, sul piano, che è molto più semplice amalgamare il tutto. Un mio consiglio è di fare una palla e lasciare riposare almeno una decina di minuti in frigo, così che si raffreddi e dopo possiamo lavorarla e stenderla meglio. Perché si tenderà a lasciare andare? Perché è un po' come la frolla. Lavorando col burro, o le cose si fanno estremamente alla svelta, se no il burro tende a, comunque, è difficile da lavorare. Per questo lo metteremo in frigo. Adesso facciamo una palla e la mettiamo 10-20 minuti in frigo. Allora ragazzi, l'ho lasciata 10 minuti in freezer, non in frigo, per far raffreddare più velocemente. Fatelo anche voi comunque. Il procedimento per fare questi biscotti, come è scritto nella ricetta, serve mettere, impastare, fare tante piccole formine, con per esempio il bicchiere per il limoncello, perché sono piccoli quadratini, e dopo ricoprirlo con fare due piccoli tondi e coprire con l'altro tondo col cioccolato in mezzo. Io vi faccio vedere il mio metodo, che è molto più lungo, ma d'altronde la pasta tende a sbriciolarsi, cioè questo è l'unico metodo che io riuscirò a fare, però escono bellissimi. È un po' lungo, dovrete avere molta pazienza. Allora, prendiamo un po' di impasto comunque, lo stendiamo bene, tanto tende a unirsi comunque, vedete? Lo continuiamo a premere bene bene, facendo una bella base. Ovviamente più grande del pezzettino di cioccolato che andremo a mettere al centro. Così, perfetto. Poi ci mettiamo il pezzettino al centro. Così, voilà. Non preoccupatevi, anche se esce leggermente, quando cuocerà,
comunque tenderà a uscire il cioccolato bianco e sarà ancora più buono. E niente, lo copriamo con un'altra pasta. E il nostro bel cioccolato, il nostro bel biscotto è fatto. Ora li farò per tutti. E dopo vi farò vedere il procedimento per infornarlo. Eccoci signori, finalmente ce l'abbiamo fatta con un po' di pazienza. E ovviamente chi non ama la cucina non ha pazienza, chi non ha pazienza non ama la cucina. Ragione per cui ci ho impiegato i miei 10, un quarto d'ora, dei minuti. Ora, fatti tutti i nostri 30 biscotti perfetti, inforniamo a 160 gradi per un quarto d'ora e dopo faremo la prova del coltello. Un'ultima cosa, la pasta era leggermente in più, cioè potete fare biscotti anche un po' più abbondanti, un po' più grossi, su quello non c'è problema. Signore e signori, è il momento, io li ho già visti, sono semplicemente fantastici, sono usciti meglio di quello che credevo. Fatela questa ricetta, fatela, ve lo consiglio, e olè! E voilà! Qua, ora zucchero a velo tantissimo, il più possibile, tanto, 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 tanto. E voilà! Farina di cocco, i nostri fantastici biscotti sono pronti! Questi biscotti vanno serviti col tè agli ospiti, con un bel tè zuccherato, ma mi raccomando, quando li mangiano non fateli ripucciare, perché il cioccolato bianco deve essere mangiato. Il cioccolato bianco deve essere assaggiato senza essere inzuppato. Ciao amici e alla prossima! Questi sono fantastici! Ciao ciao! Mamma dai, provo a assaggiare un biscotto, va! Dimmi come sono, va! Ma io ho sentito l'odore, mi sa che sono già buoni così! Buoni? Squisiti! Per fortuna non ho problemi di dieta! Prima di sera, questi qua, un po' di scontri! Che ci vogliamo fare?